Agostino Iacobelli, dopo la sgambatura, classico allenamento congiunto a Subiano, vinto 2-0 con un'autorete nel primo tempo ed un gol di Roma non nella ripresa, ti chiedo un giudizio, è prematuro naturalmente perché 20 giorni di allenamenti belli pesi, però qualche buon fraseggio soprattutto nel primo tempo si è visto, alcuni giocatori più in forma, altri meno, ma naturalmente è normale, dai mister. No, a me sinceramente sono piaciuti più quando sono entrati i ragazzini. L'ultimo ecco. Quarto d'ora, perché hanno fatto le cose belline, no, anche il primo tempo abbiamo fatto qualcosa di bellino, però abbiamo, sì, per il mio gusto di giocare abbiamo troppo paura di giocare la palla, di rischiare la giocata da dietro, anche se come hai detto bene te, qualcosa di buono l'abbiamo fatto, poi tanto tempo che non si giocava, il caldo, mettiamoci tutto, però è stata una buona partita, via. Senti, i primi esperimenti tattici ho visto nel primo tempo, hai messo Mencaglia accanto a Micchi con Gerardini alle spalle, sì. Stai provando insomma soluzioni che potrebbero adattarsi al tuo modo di giocare. No, prima abbiamo giocato con due esterni larghi, sì. Mencaglia e Gerardini, che ha un passo diverso dagli altri, ma sì, anche una fisicità che lo favorisce, dai. No, anche perché secondo me Gera col fisico che c'è è meglio che sia largo, perché in mezzo c'è troppo traffico e certo, ci sono più contatti, però anche in mezzo è uno che soprattutto quando le squadre avversarie sono un po' stanche ci può dare una grossa mano. Senti, balza all'occhio la nostra panchina sia esclusivamente formata da under. La domanda di rito è questa, hai pensato di chiedere qualcos'altro in più alla società, che non vuol dire prendere trentenni, magari anche qualche giocatore di 22-23 anni che possano implementare la rosa, oltre ai 2002 che insomma, come mi è stato confermato, state cercando? Ma noi abbiamo pure anche Torricelli, e Papi, sì. Polo? E Polo, sì. Quindi tre giocatori ce l'abbiamo fuori, però con la società abbiamo già parlato, se dovesse venire un giocatore qualsiasi età che abbia, però che abbia perlomeno una cinquantina di presenze in Serie D o in eccellenza, ci farebbe comodo. Comunque mi si diceva un po' in difesa, forse hai la coperta un po' più corta. Sì, è vero, anche perché obiettivamente nei centrali. Anche se i ragazzotti sono cresciuti molto, sia sì, Bidini sì, che Prunizzi sono cresciuti molto, però la domenica in Serie D è tutta un'altra cosa. Scoscini e Rossetti difficilmente insomma li sì, puoi sostituire. Sì. L'ultima cosa e ti lascio, mercoledì un test è sicuramente più attendibile quello di Terranuova. Sì, sicuramente, quasi una partita vera, perché sì, loro hanno fatto una squadra importante e noi cercheremo di fare un pochino meglio di quello che abbiamo fatto oggi sicuramente. Non ti vedo contento. No, sono un po' stanco, ma sono abbastanza contento invece, soprattutto te lo dico, soprattutto dei giovani, guarda, che l'ultimo quarto d'ora hanno fatto veramente bene secondo me. Grazie mister. Grazie a te.